Permesso? Chi è? Prego, cavalli, sì, prego. Abbiamo appena finito, scusate. Figuratevi, donna Carmè, non vi preoccupate. Vincenzo, ti devo parlare un momento a te. A me? Ti chiami Vincenzo tu? Zitto pure. Allora, non so se il signore può sentire. Sì, come no, quello il signore è come se fosse la mia stessa persona. Ah. Anzi, se permettete ve lo presento. Il cavaliere De Simone, il professore Eduardo Parascandalo. Piacere. Il piacere mio. Dunque, Vincenzo, io sono venuto già parecchie volte e non t'ho mai trovato, eh? Tu lo sai che sono 2 mesi che sei in ritardo col pagamento dell'affitto. Bene, per la fine del mese o paghi o io sono costretto a sfrattarvi. No, addirittura. Vincenzo, senti, io l'ho detto pure a tua zia, guarda, la cosa mi dispiace assai. Sia perché siete state sempre puntuali nei pagamenti da 4 anni a questa parte, anche perché vi conosco da piccoli, vi voglio bene. In altri termini, cosa voglio dire, Vincenzo? Che prima di mettervi così sul lastrico su 2 piedi, te e tua zia, ho voluto avvisarvi entrambi. Signora Carmela mi ha parlato della ragione di questa tua morosità e io a stento ci ho creduto. Ma dico, ma come? Un giovanotto come te, un lavoratore che fa dall'oggi al domani, lascia il lavoro e si mette a fare il vagabondo. Ehi, cavaliere, non offendete. Anzi, non offendiamo. Ma io vorrei sapere per quale ragione hai lasciato il lavoro. Cavaliere, ma che volete sapere? Voi che volete capire? Qua chi mi capisce è il professore. E meno male che l'ho incontrato, sennò chissà come andava a finire. Cavaliere, io non posso perdere tempo a lavorare, io non tengo tempo da perdere, no. Io devo pensare, devo utilizzare il mio tempo a non fare niente, prendendo il sole, conversando, guardando gli alberi, la natura. Cavaliere, per esempio, no, prendete a Socrate. A chi ha già guardato? Socrate, Vincenzo, Socrate. Come li potete conoscere se non conoscete neanche chi era Socrate? Prendete a Socrate, a Diogene, a Plutone. Platone. Che gente, che testo, questi non facevano niente dalla mattina alla sera, camminavano tutta la santa giornata. Diogene camminava con una lanterna in mano, così, e cercava l'uomo. Mo sembra una sciocchezza, no, una cosa da niente. Cavaliere. Quello cercava il maschio. Ho capito. Poi si stendeva per terra e prendeva il sole. Una volta noi il sindaco di Atene disse, Diogene, cosa posso fare per te? E Diogene gli rispose, lieva d'avanzo, se no non posso prendere il sole. Vincenzino, ma quale sindaco? Quello era l'imperatore, Alessandro. Un'altra volta, no, un'altra volta poi vide un bambino che beveva con un cavolo in mano. Lui prese il bicchiere e lo scassò. E che c'è in tutto questo? Come che c'è? Lui prese il bicchiere e lo scassò come per dire che lui non gli importava niente del denaro, che era povero, lo disprezzava il denaro, no? Che la sua ricchezza stava tutto qua, nel suo cervello. Difatti dicevo, l'anima mia me la porto. Ma io che dico, che c'entra la lanterna o il bicchiere, l'anima di Diogene col fatto che tu non mi paghi l'affitto? Cavalì, noi non ci potiamo mai capire. Ah no? No. Senti Vincenzo, sai che ti dico? Guarda, la cosa mi dispiace, ma io non posso aspettare più. Oggi stesso io vado dall'ufficiale giudiziario e inizio le pratiche dello sfratto. Ma poi che fa? Vuol dire che io e zia Carmela ce ne andremo a dormire in una botte come Diogene? Ma quale botte? Ma forse c'è? Ma tieni in da botte. Donna Carmela, ma qua bisogna chiamare un dottore. Questo guaglione sta inguaiato proprio. Comunque quello che potevo fare l'ho fatto, eh. Arrivederci e buona giornata. Buongiorno. Arrivederci. Oh. Che vergogna! Ma cominciamo un'altra volta! Un'altra volta! Vincè, ti devo parlare! Momentaneamente sono occupato con il professore. E vabbè, tanto quello che ti devo dire lo posso dire davanti a tutti quanti. E per quella fattura di quel vestito non posso più aspettare. Don Peppi, perdonate, fra un po' di giorni vado di nuovo a lavorare. Perdonate, siamo. Donna Carmè. E non ho avuto pazienza abbastanza. Sono 2 mesi e mezzo che se ne approfitta. Ma insomma, ma di che si tratta? Quant'è che dovete avere? Avanti. 50.000 lire il vestito e 10.000 lire le fodere. Totale 60.000 lire. Totale 60.000 lire. E questo è tu. Ecco qua. Come vi chiamate? Peppino Paradiso. Allora, per il signor Pipì. Non lo offendiamo. Perché vi ho forse offeso? Come mi avete appena chiamato Pipì? Non ho detto Pipì, nel senso Pipì, le vostre iniziali, Peppino Paradiso. Scusate, avevo capito male. Lire 60.000. Ecco qua, io vi ho segnato, passate domani a quest'ora e sarete servito. Vi ho detto di passare domani a quest'ora. E va bene. Domani a quest'ora io sto qua. E io vi cancello.
E mi raccomando, fatemi trovare i soldi miei. Ma si può sapere perché non vai più a lavorare? Perché devo fare il filosofo, io devo contemplare, devo pensare a pensare a quello che sto pensando. Oh, Gesù, Gesù. Pensate. Donna Carmina, e questo vi pare un filosofo? Signore mio. A me mi pare pazzo, mi pare. E va bene, tolgo il disturbo. Ci vediamo domani e mi raccomando, fatemi trovare tutti i soldi, le 60.000 lire. State buona, amici. Buongiorno. E questo facciamo dalla mattina alla sera. Gente che va e viene. O salumiero, o panettiero, o padrone di casa, il sarto. Una processione. Senza pensare poi agli insulti, alle brutte figure. Stamattina è arrivato il cantiniere qua. E sai cosa mi ha detto? Ha detto, signore, dite a Vincenzino che io non vado per via legale, ma se lui non mi restituisce le 50.000 lire che gli ho dato, quando passano via i cristallini io gli rompo la testa. Io non...